Ciao a tutti, sono Filippo Valsetti, voglio cominciare dicendo che sono orgoglioso di lavorare a fianco di Alberto Bergnone in qualità di vice coordinatore provinciale, perciò voglio ringraziare tutti voi ragazzi che sostenete me e Alberto tutti i giorni. Questo ci dà la carica, ci dà per andare avanti e per lavorare con voi sul e per il territorio e per la nostra gente. Io poi sono qua anche come albese, soprattutto come albese, per cui voglio ringraziare il neonato gruppo del Roero, di cui avete prima sentito, da pochi mesi eletto il loro coordinatore, Danilo Grossa. Giovani, molto giovani, ragazzi in gamba che stanno lavorando sodo. Poi voglio ringraziare un gruppo ormai consolidato, quello dell'Alta Langa, avete sentito prima lo storico Enzo Patrone, che instancabilmente stanno lavorando sodo e in modo costante. Per lo stesso impegno e per la stessa costanza voglio ringraziare quindi Alba, la mia Alba, i ragazzi, i giovani padani di Alba. E voglio ringraziarli anche per le difficoltà che sicuramente incontriamo noi ad Alba per il caso particolare che Alba rappresenta, visto che abbiamo i media locali che ci snobbano, non ci considerano. Io ho un esempio qui oggi, ho voluto portare un articolo che è uscito sulla Gazzetta d'Alba, dove parlava dei giovani in politica. È stato fatto cenno a tutti i partiti, a tutti i movimenti, anche quei partiti che non hanno circoli, non sono organizzati in gruppi giovanili e non hanno menzionato invece, ha fatto una grave dimenticanza, quello dei giovani padani, che invece è un movimento molto radicato sul territorio, ne è testimone, sfido io qualsiasi altro movimento giovanile a mobilitare così tanta gente, così tanti giovani per un'assemblea provinciale. Mi assumerò l'impegno di fare una lettera che vorrei scrivere alla Gazzetta per fare presente questo. Dicevo, io appunto vengo da Alba, terra da vino, che è l'unione tra la cultura e la tradizione. Ne approfitto a tal proposito per prendere spunto dalle dichiarazioni del ministro Zaia, il quale disse: con due bicchieri di vino a pasto non si è ubriachi. Ebbene, da queste dichiarazioni io, e qui ringrazio Federico Gregorio che mi ha lanciato l'assist su Facebook, ho fondato un gruppo su Facebook, Io sto con Zaia, basta considerare ubriaco, bevi due bicchieri di vino, al quale hanno aderito attorno alle 10.000 persone. Bene, da questo gruppo noi giovani padani di Alba abbiamo deciso di portare avanti il messaggio del Ministro in quanto legati al territorio e alle sue problematiche, essendo appunto Alba terra da vino, noi vogliamo difendere questo non perché siamo ubriachi, siamo ubriaconi, o perché vogliamo difendere gli ubriaconi, gli ubriachi che si mettono alla guida. Per loro tolleranza zero, però siamo dell'idea che non bisogna portare a zero il limite, come dice giustamente Zaia, semmai bisognerebbe portare a zero gli imbecilli che si ubriacano e mettono a rischio le vite proprie e altrui. Questa frase, se vogliamo, un po' provocatoria, comunque secondo me riassume in modo efficace quello che noi giovani padani vogliamo fare, cioè portare avanti il concetto secondo cui non è il proibizionismo una soluzione, cioè portare a zero il limite, ma è appunto portare a zero gli imbecilli, cioè educare i giovani
al corretto consumo, ad un equilibrio, al divertimento sano e nello specifico a un consumo consapevole di vino. Per cui è nato per questo motivo, abbiamo dato vita ad Alba a novembre, al Beve Ben, attraverso il quale vogliamo appunto far passare questo concetto, per cui noi vogliamo tramite il Beve Ben farci protagonisti e portatori di una vera e propria campagna di sensibilizzazione, di informazione e di educazione al bere consapevole. E questo sarà quindi anche il tema dell'ordine del giorno che adesso vi vado a leggere. Visto che il vino è certamente uno dei simboli del Made in Italy di qualità, solo in Piemonte abbiamo 44 DOP, 6 DOCG, dietro di ogni denominazione c'è un campanile, c'è la storia di un territorio che noi dobbiamo difendere. E visto che quello vitivinicolo e non gastronomico è un settore che non possiamo abbandonare, oltre che per indubbie ragioni economiche, anche perché è un pezzo della nostra storia. Considerato il limite attuale, 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, è ragionevole, considerato che è ragionevole da affermare che a tale tasso si ubriachi, perché portare il limite a zero significherebbe far passare la coscienza della gente questo, vuol dire criminalizzare il vino, bevanda dietro la quale si celano storia, tradizione, cultura millenarie, dei luoghi, dei cibi, dei prodotti, dei territori che hanno contribuito a creare fin dalla notte dei tempi il nostro più importante prodotto che fa parte della tradizione enogastronomica piemontese. E considerato infine che non si guarda con altrettanta severità le altre numerose e maggiori cause di incidenti, impegno. I giovani padani di Alba impegnano la presente assemblea e tutti gli esponenti, in modo particolare il mio augurio è di impegnare Roberto Cota qualora dovesse, quando diventerà presidente della regione, a contrastare con ogni mezzo eventuali abbassamenti dei limiti di legge ad oggi consentito e o provvedimenti di simile natura, il cui risultato sarebbe solo quello di discriminare un equilibrato consumo di vino rispetto ad altre tante maggiori cause di incidenti. Tutelare e difendere con tutte le forze questo nostro importante patrimonio. Incentivare ed investire, e qui c'entra il Beve Ben, eventi, iniziative o qualsiasi forma di sensibilizzazione il cui fine sia quello di educare i giovani al sano divertimento, in particolare al bere in quantità equilibrata in modo consapevole, informando ed educando i ragazzi su tale tema, avvalendosi anche di sezioni educative e formative, proponendo conferenze e meeting e prevedendo anche l'organizzazione di eventuali serate in discoteca o in altri locali, il cui obiettivo sia sempre quello di far sperimentare e capire ai giovani che ci si può divertire in modo sano senza eccedere nell'uso di bevande alcoliche e a maggior ragione superalcoliche. Bene. E sto per concludere, mi fermo qui, vi ho raccontato del Beve Ben. Non vi dico altro per due motivi: uno perché sennò divento troppo lungo, due perché vi voglio lasciare con un po' di curiosità. Dato che ci stiamo organizzando assieme alla consulta e prima a Gabriele Natanzio, lo ringrazio che ha accennato a questo, per uscire con una serie di date, il Cuneese e noi speriamo anche tutto il Piemonte. E notizia fresca, Odette, che è la presidente dell'associazione culturale con cui abbiamo collaborato, sta organizzando con il Sole 24 Ore e con Quattro Ruote per il 19 marzo un evento sul Beve Ben in Veneto, al quale parteciperò anche io perché gentilmente invitato. Bene, questo è il frutto di uno dei lavori che sta portando avanti e stanno portando avanti i giovani padani di Alba su un tema che a noi è più caro e non può appunto che essere motivo di argomento. In conclusione quindi voglio ribadire, certo che queste sono tematiche a cui Roberto Cota è sensibile, perché come tutti gli uomini della Lega
sono sensibile alla tematica del territorio. Poi non da ultimo voglio ricordare Roberto Cotta, viene dal Novarese, terra anche lì di vino, e di vino importanti, penso al Ghemme e Gattinara. E quindi sono sicuro che potremo vincere, perché siamo i migliori, perché Cotta ha siglato patti su programma e non su patti di potere, come hanno fatto l'UDC, come ha fatto l'Abresso, come mettendo in un calderone tutto il contrario di tutto. Per cui testa bassa, pancia a terra, e lavoriamo per conquistare il nostro Piemonte. Viva, viva la Padania, viva il Piemonte, viva Roberto Cotta.